Questa mattina è stato presentato a Palazzo San Giorgio il progetto Farm and Job del Comune di Campobasso, un progetto di inclusione che tende a formulare una serie di servizi integrativi a quelli già esistenti che cercano di dare supporto agli immigrati. Un progetto che porterà una ricaduta di 500.000 euro sul territorio. L'assessore comunale alle politiche sociali Luca Praitano. Siamo riusciti a accaparrarci questi 500.000 euro che ricadranno sul nostro territorio e che consentiranno di avere un controllo sulle persone che escono dai progetti SAI, SPROIMI e avere quindi dare loro la possibilità di strumenti per potersi integrare. Una selezione è già stata fatta. Le domande in effetti già ci sono stati già selezionati 45 cittadini che provengono da moltissimi paesi, prevalentemente sono marocchini, ucraini, insomma ce ne sono diversi, nigeriani soprattutto, sono persone che alcuni anche senza fissa dimora che invece hanno la possibilità di integrarsi attraverso progetti di formazione sociale, culturale e lavorativa e poi eventualmente l'inserimento all'interno di contesti lavorativi locali. Ma andiamo più nel dettaglio, nella conoscenza di quelli che sono i processi di inclusione e in cosa praticamente consistono aiuti per l'inserimento nel mondo del lavoro e non soltanto. Sentiamo il dirigente del settore, Vincenzo De Marco. Includere le persone che escono fuori, i migranti in questo caso, che escono fuori dai circuiti già attivi sulla migrazione, vale a dire i centri di prima accoglienza, i centri SAI, ex SPRAR, e che poi si ritrovano magari senza casa, senza lavoro, a vagare sul territorio e i comuni hanno grosse difficoltà. Partecipando a questo progetto abbiamo inteso formulare un'idea di servizi aggiuntivi, integrativi a quelli già esistenti, che possono innanzitutto passare attraverso l'integrazione e il sostegno abitativo, quindi dare un supporto anche di orientamento per trovare casa e un sostegno anche economico, dargli la possibilità appunto di uno sbocco lavorativo significativo.